La nuova Mini Clubman è pronta a fare il suo debutto sul mercato italiano, presentando la sua nuova ricetta estetica nata dall'unione tra l'inconfondibile stile Mini con la praticità di una spaziosa vettura familiare. Dando appuntamento agli automobilisti italiani dal 2 all'8 novembre prossimo nelle concessionarie Mini, la nuova Clubman mette a risalto i suoi spazi generosi e facilmente accessibili di quella che costituisce la Mini più grande di sempre. La qualità degli interni, sia reale che percepita, è a livelli altissimi e non c'è un dettaglio fuori posto. Inoltre, la Clubman sa intrattenere chi si trova a bordo con una serie infinita di gadget, alcuni anche piuttosto frivoli come il LED circolare dal colore cangiante che incornicia il sistema di infotainment, ma che contribuiscono a tener vivo quello spirito un po' scanzonato tipico di tutte le Mini. La Clubman però è quella forse più razionale di tutta la gamma e così, rispetto al modello precedente, ha rinunciato alla porta controvento posteriore in favore di due portiere tradizionali, ma non al doppio portellone con apertura a libro, anche muovendo il piede sotto il paraurti con il sistema Easy Opener. Rispetto al classico incerneramento in alto, il vantaggio è che se ne può aprire solo una parte, lo svantaggio è che poi risulta più ingombrante. Apprezzabile in ogni caso il bagagliaio con una capacità di carico minima di 360 litri espandibili fino a 1250 litri abbattendo i sedili posteriori. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Mini Clubman è disponibile in 6 diverse versioni, con potenze da 102 a 192 cavalli, anche con cambio automatico Steptronic a 8 marce. Nella gamma troviamo i 3 cilindri turbo benzina o diesel, mentre sulle versioni più performanti S e SD ci sono i propulsori 4 cilindri turbo da 2 litri. Alla prova dei fatti la Clubman è una Mini come tutte le altre, con la tipica disposizione della plancia, la posizione di guida sportiva e il go-kart feeling, che tuttavia in quest'ultima generazione risulta un po' filtrato, specialmente rispetto alle sensazioni che restituisce lo sterzo. Un'impressione che si ricava anche provando la Cooper S, in cui i 192 cavalli e 280 Nm di coppia del 2 litri 4 cilindri risultano più docili che imbizzarriti, forse troppo. Anche selezionando la modalità sport del driving mode, opzionale, non si ottiene la stessa rabbia tipica delle Mini precedenti. Ma anche questo fa parte del processo di maturazione, così come la disponibilità del cambio automatico a 8 marce, che rende la guida molto più rilassante e che è disponibile sui motori 2 litri a 4 cilindri. Sul resto della gamma a 3 cilindri, invece, in alternativa alla trasmissione manuale a 6 marce, si può avere quella automatica con lo stesso numero di rapporti. Per chi invece vuole la massima sportività, il kit John Cooper Works è già disponibile.